Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia Chiara dall'altra parte del Wormhole e siamo qui per il 19esimo video di Pokémon Sole e Luna. Siamo qua a Kantai, e siamo davanti al laboratorio, al centro di informazioni interdimensionali, non ricordo neanche come si chiama, e credo insomma che ci stiamo avvicinando ad un momento insomma importante della trama nel quale cominceranno a uscire le ultra creature che vi ricordo ancora non hanno attaccato Tapu Koko, quindi insomma bisognerà macinare ancora della trama per arrivare a quel momento che io credevo fosse abbastanza all'inizio della storia, non so te. No, ma tra l'altro le ultra creature che attaccano Tapu Koko sono le UB02, sì. Noi non abbiamo neanche visto ancora l'UB01, non vero. Abbiamo neanche ancora visto Samina, quindi proprio vero. Eppure, manca, eppure eh? Abbiamo giocato abbastanza fino adesso, no? Adesso siamo a qualcosa come 15 ore di gioco, forse penso. Di più, forse di più, una ventina. Comunque vabbè, fatto sta che adesso entreremo in questo laboratorio e vediamo un po' che si dice. Eccoci nella nostra visuale individuale, bando alle ciance, ciancio alle bande, ovviamente, e entriamo nel laboratorio. Ciao, ecco, centro ricerche interdimensionali. Beh, del resto ai piani superiori non c'è altro. Intanto, mentre prendiamo l'ascensore, ho aggiornato il moveset del mio Decidueye e ho dato acrobazia al posto di spennata, togliendo praticamente lo strumento al Pokémon. Oi là, come va tesoruccio? Tesoruccio? What the hell? Oh, eccoti! Un'altra? Ma cosa? Quante? Lei è la professoressa Magnolia, direttrice del centro ricerche interdimensionali, ma soprattutto la mia amata mogliettina. No! La moglie di Kukui! Guarda che figa che è! Omg! Cioè... Oh, sono contenta, questo penso sia il primissimo personaggio in assoluto che non abbiamo mai incontrato. Cioè, o meglio, che non è mai stato rivelato dai neanche trailer. Di sfuggita da un trailer, da un'immagine, da niente. Oh! Bello. Devi essere Saidonia, giusto? Lilia mi ha parlato molto di te. Da quello che ho capito sei un allenatore capace e una persona su cui si può sempre contare. Io e Lilia ci siamo conosciute 3 mesi fa. La trovai svenuta sulla spiaggia. Oh oh. Ah, ecco come allora Lilia poi è arrivata da Kukui. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmog. Erano entrambi stremati. Non vedo Au, come mai non è con voi? Sarà a mangiare malasate. Sempre in giro a inseguire il momento. Ma ho tutte le carte in regola per diventare un grande Kauna un giorno, vedrai, proprio come suo nonno Ala. Eccolo, davvero? Lo pensi davvero? Oh, ops, beh, ma certo ragazzo mio, un giorno anche tu diventerai Kauna. Ciao, wow, è un po' che non ci si vede. A proposito, cara, sono qui anche per chiederti un favore, cioè vi rendete conto che il primo prof è sposato, vabbè. Altri livelli, proprio. Potresti spiegare a Saidonia lo strano fenomeno che si verifica ad Alola? Ma certo, nessun problema. Dunque, il mistero di Alola, anche conosciuto con il nome di... fenomeno dell'ultravarco? Aiuto, qua entriamo nel... nel gaso. Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio o breccia che si apre nel cielo di Alola. Si ritiene che sia un varco che conduce a mondi ancora sconosciuti. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del varco. E la risposta è nella leggenda di Alola. In esse si parla di Pokémon spaventosi giunti nella nostra regione attraverso l'ultravarco. C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicano la verità, ma non possiamo nemmeno ignorarle. Anche nei Pokédex che abbiamo esaminato si parla dell'esistenza di altre dimensioni. Pokémon spaventosi, ma quanto spaventosi? Beh, anche i Pokémon selvatici in condizioni particolari attaccano le persone, giusto? Ma in base alle leggende, il comportamento dei Pokémon venuti dall'ultravarco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dei Pokémon che conosciamo. Quindi qui abbiamo una risposta ad una delle domande che ci siamo sempre fatti, cioè le ultra creature sono Pokémon o no? Sì, perché lo decidiamo fondamentalmente noi, nel senso che abbiamo definito come creature Pokémon le creature che vengono dall'altra dimensione, ma sono a tutti gli effetti creature appunto extradimensionali. Vennero chiamate ultra creature e seminarono il terrore tra gli abitanti di Alola. Vennero, magari 3000 anni, non lo so, vabbè. E non è finita. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le forze per cercare di respingerli. Ma come ho detto, non sono altro che un mucchio di antiche leggende e non è ancora chiaro quanta verità ci sia in questi racconti. Quindi, come vedete, le ultracreature effettivamente hanno dei, almeno a questo racconto, diciamo degli obiettivi belligeranti e sono stati almeno una volta respinti da i Tapu, visto e considerato che adesso non ci sono. Al momento stiamo studiando le interferenze spazio-temporali, un passo alla volta riusciremo a fare luce su questo mistero. Bellino. Qui al centro ricerche interdimensionali abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto tra Pokémon e altre dimensioni e io voglio leggerli tutti, dal primo all'ultimo. Via! Dove sono i libri? La cultura, parliamo con lei. Qui al centro ricerche interdimensionali abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto... me l'hai appena detto. Gli scaffali sono pieni di libri e documenti sulla dimensione onirica, su uno spazio tra i sogni e la realtà.
Osservazione sui Bronzong. Può portare pioggia aprendo portali verso un altro mondo. Si pensava che propiziasse i raccolti. Abbiamo studiato un po' di mitologia sta cosa, se ve la ricordate. Diversi anni fa un certo Paver... Raga, Paver confirmed nella famiglia di, a questo punto, Lilia and Friends, visto che Paver è il tipo del Pokepelago e avevamo detto che poteva essere il padre di Lilia e marito di Samina, e a questo punto direi che non ci sono dubbi. E ha pubblicato una tesi. Chissà che tesi. Ok, osservazioni su Pal. Regola a piacimento le snodature dello spazio, potendo così viaggiare in luoghi lontani o altre dimensioni. Ma un riferimento a un leggendario di quarta generazione. Incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Osservazione su Giratina. Un altro leggendario di quarta generazione, non me lo sarei mai aspettato. Viene dal mondo distorto che, sfidando l'ordine cosmico, si trova sul lato opposto al nostro. Guardate caso, è incredibile. Che strana sta cosa, vabbè. Parliamo con loro. In una squadra lotta puoi registrare fino a 6 Pokémon scelti nel box. Questo ha tirato fuori una cosa che c'entra un cazzo con le dimensioni. Grazie ai video lotta, pure lui, va bene. Cosa dice Au? Io vado al tunnel Diglett, scommetto che a scavarlo sono stati dei Pokémon. Ma va? Parliamo anche con Lilia a sto punto. Circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa Magnolia per chiedere le informazioni sul Nebulino, cioè Cosmog. A un certo punto mi sono persa, ho finito per ritrovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. La professoressa è stata gentilissima, è rimasta con me fino a notte fonda ad ascoltare la mia storia. Si è messa a fare le ricerche sul Nebulino e lei e suo marito, il professor Cucui, mi hanno aiutata. E grazie a loro c'è un posto in cui vivere. La professoressa Magnolia mi ha accolto come una figlia. Beh dai. Non me l'aspettavo questo risvolto emotivo della faccenda. È neanche bello io. Vedere questo lato un po' più profondo del personaggio di Cucui. Sì, 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 assolutamente sì. Cucui vero padre. Parliamo anche con Cucui. Allora, Saidonia, che te ne pare? Le ultra creature è una storia affascinante, vero? Se esistono davvero, sono proprio curioso di vedere che mosse usano, pure io. Hai portato a termine tutte e 3 le prove di Akala, giusto? Eccezionale. Preparati perché adesso ti aspetta la sfida contro la K1 Alixia, la grande prova di Akala. Troverai la casa di Alixia a Coni, poco dopo aver attraversato il tunnel Diglett, ma fai attenzione al Team Skull, mi raccomando, vai e torna vincitore. Mi stai dicendo che c'è il Team Skull? Ah, io ho ancora delle cose da chiedere alla professoressa Magnolia. Lui ovviamente va al tunnel Diglett e ha detto di nuovo la stessa cosa, scommetto che è proprio tardo, il nostro Au. Che bella roba, Pokémon di quarta generazione che interferiscono... Attenzione. È entrata via la musica. Almeno a me. No, raga. Sdoppio subito. Nel cielo si è aperto uno squarcio. E basta? Io sono leggermente in delay. Comunque sì, anche qui la musica si è fermata. Oh, io ho avuto dell'hype. E allora, che ne pensi? È ancora troppo poco. Voglio di più. Anch'io. Sai, Donia, hai già superato tutte e 3 le prove con i capitani, giusto? Adesso devi attraversare... Ma no, un'altra volta. Ma ce l'ha già detto Mochi un Cucui. Per andare al tuo... Sì, l'entrata è un po' nascosta. Va bene, vai. Io sono qui, io vado in cerca di Pokémon. Va bene, Au. Piccolo Au. Piccolo. Ha perso qualche venerdì, Au. E Chiara mi segnala che ho saltato un negozio al quale non avevamo accesso. E effettivamente, è vero. Abbiamo un bagno. No, ragazzi. Ragazzi, lo studio della Game Freak ed è identico. Ma vero? C'è il simbolo della Game Freak accanto, no! Qui. Game Freak, ragazzi, è identico. È identico al corridoio della... Ci sono stato. È identico al corridoio della Game Freak. E c'è anche un tizio del Team Skull. La probabilità di incontrare un Pokémon cromatico è circa di 1 su 4.000. Io vado dentro Game Freak. Che capolavoro. Oh, ciao. Ho appena composto una canzone stupenda. Quella è Masuda. Se si è messo dentro il gioco. Ciao, sono il Game Director. Questo è Omori. Completare il Pokédex è uno spasso, non credi? Quando avrai riempito tutto il Pokédex di un'isola, vieni a farmelo vedere. Oh, Omori, vero best friend. Ci sono anche degli appunti. Degli appunti per un nuovo gioco. Vuoi contribuire con qualche idea? Sì, 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 ora. Fammelo fare, però. Stai facendo il giro delle isole. Torna con me quando sarai campione. Non dimenticartene. Va bene, segniamo sta cosa, ragazzi. Torniamo a Game Freak quando saremo campioni. E quando avremo completato i Pokédex. Giusto. Voglio realizzare tantissimi giochi. E per riuscirci serve un'alimentazione sana con tante vitamine. Ecco un regalo per te. Ragazzi, io mi sono ricordato di una cosa in questo momento. Perché ho appuntato in testa tornare a fare qualcosa. Vi ricordate il Bonsuit che dovevamo controllare dopo mezz'ora all'isola Bonaventura? È lì credo da un anno. Quindi prima di andare al tunnel io dovrei vedere se è ancora vivo. Probabilmente ho già fatto la muffa. Intanto voglio vedere lui che fine ha fatto.
I punti base dell'attacco di Boneswit sono aumentati di 1. Allora, 1 per quanto? Mezz'ora? Mezz'ora. Quindi ogni mezz'ora ne fa 1. Madonna, è lentissimo, ragazzi. Migliorandolo va meglio, però è anche vero, insomma, che abbiamo visto che migliorandolo aumenta solo il numero di gruppi. Andiamo, ragazzi, la grotta Diglett è il prossimo obiettivo. C'è Alixia che parla con due tipi del Team Aether, della Fondazione Aether. Il Team Aether. Sai, siamo lì, eh. Guarda chi c'è, Sidonia. Qui la situazione è un po' complicata, il tunnel è pieno di Diglett scatenati, non ne ho mai visti così tanti tutti insieme, non è proprio un posto per allenatori inesperti, ma io non lo sono. Come va il tuo giro e il tenuto dei cristalli? Beh, diversi cristalli. Hai superato anche la prova di Ibis, ormai una certa esperienza, dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno Diglett dovrebbe darti gattacapi. Oltre il tunnel Diglett c'è la città di Coniconi. Fermati al mio negozio e ti raggiungerò lì. Va bene. Chissà che vende. Mega pietre, la butto lì. Dici? È di tipo roccia, non lo so. Ci provo. Okay, perché qui a, no? Qui a destra c'è un tale. Sono andato prima a destra, non so perché. I Pokémon sono fenomenali nello scavare fosse sotto i piedi degli avversari. Oddio, qui ho messo Salandit come primo Pokémon perché ce l'avevo dal video precedente. Però, a conti fatti, non è proprio un'idea geniale. Semplicemente perché credo che ci siano tutti i Pokémon di tipo terra che fanno per 4 su Salandit. Quindi, ragazzi, fuggiamo subito. E direi che questo è un lavoro. Questa grotta è un lavoro per il nostro Wishiwashi. Io invece switch, mi sono tenuta in squadra sia Confi, ho tenuto con tanta fatica e tanto amore nella mia cura Ball, sia Par, che è l'evoluzione di Boneswit, che continua a non ricordarmi come si chiama perché è soprannominata, ecco, Stini, che vorrei che facesse qualche livello in più in vista dello scontro poi col tipo roccia, con Alixia. E anche perché ci manca comunque la sua evoluzione, Zarina, giusto, quindi non mi dispiacerebbe vederla. Intanto arriva l'idrovampata, Diglett viene completamente distrutto di botte. Ci siamo, ragazzi, vediamo qui c'è uno strumento, una Scuroball. No, qui c'è un dislivello, quindi non andiamo proprio da nessuna parte. Torniamo indietro. Andiamo dal Karateka, se ce la facciamo. No, non è un allenatore. Vedo che anche tu sai usare il potere Z, ma pensi di saperlo usare bene quanto me? Se vuoi affrontarmi e scoprirlo per prima cosa, sconfiggi tutti quanti gli allenatori nel tunnel. Ah, abbiamo un altro utilizzatore di mosse Z, mi fa piacere. Torneremo da te, Ciccio, non ti preoccupare, guarda. Qui abbiamo una scalinata, però abbiamo prima delle rocce da rompere con Tauros. E una Pokéball. Pietra focaia. Molto bene, andiamo sulla scalinata a questo punto. Però c'è prima gente della Fondazione Aether. Fiu, grazie ad Alixia siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Alola, siamo della Fondazione Aether. Il nostro obiettivo è salvaguardare Pokémon. Sembra che siano stati quelli del Team Skull a mettere in subbuglio Diglett. Quei lazzaroni buoni a nulla non fanno altro che creare problemi a Pokémon e allenatori. I Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei che impiegano anni a scavare. Noi ci assicuriamo che possano usarli senza entrare in conflitto con altri Pokémon. Ci sono ancora dei Diglett in giro, fa attenzione a dove metti i piedi. Va bene, grazie ragazzi, siete così gentili voi della Fondazione Aether. Ah. Andiamo avanti, c'è un altro strumento. Una iperpozione. Di qua c'è un funicolo non esplorabile con le mount, quindi le togliamo. Vediamo dove porta. Mio Dio, un Diglett scappare! Mi ha trovato un altro Diglett. Ragazzi, mi sento come Yu-Gi-Oh! Nella puntata in cui giravano le seghe elettriche attorno a lui. Cioè, guardate, è dell'incredibile questa situazione. Ok, ragazzi, cerco di uscire da questa impasse, ce l'ho fatta, andiamo avanti. Un masso da spostare con forza che non possiamo spostare. Al che mi chiedo se sarà possibile sfidare tutti quanti gli allenatori. Oppure no. Devo scavare una fossa. Cioè, capito? Uno arriva, non ti conosce, devo scavare una fossa. Tu che devi pensare, vabbè. Parte la sfida di Barnaba. Che nome è? Un nome vecchio. Ragazzi, guardate Chiara che mangia il cioccolato a sbafo. Perché sa che non è registrata, no? Guardatela attentamente. Buona, il caffè, ottimo. Ok, ragazzi, andiamo col nostro Wishiwashi a lavare via i peccati di questo rock'n'roll. Che bello che questi Wishi. Non vedo l'ora di sguinzagliartelo contro nella battaglia che faremo alla fine di quest'isola.
Cosa? Prendiamo 158 punti esperienza e ci leviamo di torno questo tizio che però manda in campo un Mudbray. Molto bene. Arriva l'acqua di sale. E anche il Mudbray va KO. Basta proprio l'acqua di sale, ragazzi. E abbiamo preso anche il 31 con Wishiwashi. Comincia a diventare uno dei nostri top gamma Wishiwashi, eh. Ah, che vergogna, ma presto avrò una fossa in cui nascondermi. Ma cosa? Ma che problemi ha sta gente, ragazzi? Va bene, e a questo punto devo scendere di qua, ma non è dove sono salito? Chiedo, eh. Sì. Ah, però aspetta, era andato dall'altra parte, invece adesso continuo verso destra. Ok ragazzi, andiamo da questo allenatore a questo punto e ho visto anche con la coda dell'occhio una cellula di Zygarde. Vedremo se dopo si trova anche in versione luna, o meglio, di giorno nell'altro gioco. Parte la sfida di Annibale, molto bene. Annibale, Barnabè Annibale. Che manda in campo Machop. Pane per il mio Wishiwashi. Andiamo di idropampata, voglio andarci pesante su sto Machop. Lo barniamo, no, che barniamo. Lo bagniamo dal mondo però. Bene così, bene così. Abbiamo sconfitto anche Annibale. 880 poche soldi per noi. Allora andiamo a prendere subito questa cellula zygardesca e aspettiamo che Chiara arrivi in questo punto per vedere se anche lei appunto la trova nello stesso luogo. Ragazzi, mi sono spostato un attimo in là mentre aspettavo Chiara e si è triggerato un evento, quindi leggiamolo un attimo. Ah, che svilimento. Eravamo lì che ci divertivamo di brutto quando sono sbucati dei Diglett e ci hanno fatti neri. Voglio dire, più neri del solito. Perciò bello, guarda che non è proprio aria oggi. Peggio per te che ci sei finito tra i piedi. Saidonia! È arrivato Au. Credevo che fossero dei tuoi amici, ma sono quei poco di buono del Team Skull. Ehi Pulce, è questo il modo di parlare? Vorrà dire che conceremo per le feste anche te. Bam. Battagliona. Oh, prima battaglia doppia con il Team Skull, ragazzi. Vediamo chi mandano in campo. Salandit e Fomantis. Non so chi ho io come primi Pokémon. Ah, ok, no, lo faccio con Au, quindi non si pone il problema. Pikachu e Wishiwashi. Allora, Wishiwashi contro Salandit vince pienamente il matchup. Contro Fomantis, a dire la verità, lo perde invece. E anche Pikachu non se la passa bene. Quindi per cui io farei l'idrovampata su Salandit e poi addirittura mi giocherei la mossa Z se necessario su Fomantis. Arriva lo smog direttamente su Pikachu. Mi sa che l'attacco di Fomantis è diretto su di me. Tra l'altro Salandit ha avvelenato Pikachu, ma è anche l'ultima mossa che farà Salandit prima di andare a decedere. Wishiwashi riceve 192 punti esperienza. Rockruff sale a livello 29 e vorrebbe imparare Levito Roccia. Assolutamente sì, te la insegno al volo. Al posto di Sassata, Rocciotomba 60-95, al posto di Sassata. Fomantis utilizza Foglie Lama. Immaginavo. Il veleno ha effetto pure su Pikachu. È stato veramente menato di brutto il nostro Pikachu Corello. Io vado di idropampata a sto punto. Ce lo dovrei fare lo stesso perché arriva prima l'attacco rapido di Pikachu. E questo Fomantis verrà sicuramente stuprato dall'idropampata. Perfetto. Wishiwashi riceve 150 punti esperienza e abbiamo sconfitto Recluta Team Skull e Recluta Team Skull. Abbiamo vinto anche 1400 poche soldi. Ehi, datemi una calmata, siamo già abbastanza neri di nostro. Ma chi siete, i paladini della giustizia? Mica vogliamo conquistare il mondo noi. Tanti saluti. Sei incredibile, Saidonia. Quando lotto insieme a te i miei Pokémon sono più rilassati. Sei un allenatore nato. Voglio farti un regalo, che mi dai? Dell'Etere Max. Oh, questo è buono, ragazzi. Etere Max è buono. Se un tuo Pokémon ha una mossa con i PP esauriti, con questo la ricarichi completamente. Vado a giocare un po' con i Diglett, ci si vede? Ciao. Torniamo dove dovevamo aspettare Chiara prima e vediamo se Chiara è arrivata. Hai trovato per caso una cellula di Zygarde lì? Sì, qui vicino. Ok, proprio lì, vero? Sì, avevo usato un repellente perché ero rimasta indietro e in mezzo a queste due rocce. È perfetto, anch'io l'ho trovata lì, quindi a posto. Questa è doppia di tutti e due, nonostante insomma il giorno e la notte siano diversi tra me e te. Io sono di notte e lei di giorno. Ok, a questo punto ragazzi non ci resta che andare avanti.
Andiamo ragazzi, abbiamo usato dei repellenti così non abbiamo trovato nulla. E siamo fuori dal percorso, nel percorso 9, nel quale però non utilizzeremo repellenti. Qui c'è subito una casa. La stazione di polizia, ragazzi, non una casa qualunque. Uno snabble. Snab snab. Il poliziotto che ci spotta. Scusa ma sono in pausa, se non è urgente ripassa più tardi. Provo a riparlare giusto un'altra volta con Snabul, perché sembrava strana la reaction che è stata fa che ha fatto il poliziotto. No, niente, non succede nulla. A questo punto usciamo e c'è un poliziotto che però vuole lottare. Qui dietro la casa non si può passare, vero? Che ho visto che in questo gioco ci sono tanti passaggi dietro gli edifici, ma non in questo caso. E allora facciamoci spottare dal poliziotto. Non hai letto il cartello? Vietato incrociare gli sguardi. Ma cosa? Quale cartello? Bene, vediamo un poliziotto Hitler, Richard, che vuole lottare con noi. Che manda in campo Growlithe. Sicuro? Sei veramente sicuro? Va bene. Vieni. Sì, prepotenza mi fai. Vabbè. Ora ti faccio vedere chi è il più prepotente tra i due. Ah, mi fai il rotafuoco. E ti faccio l'idrovampo. E crepi malissimo. Ciao. Ora mi arresta e finisce il gioco, game over. Caledonia, Busted, come in GTA. Tutto bianco e nero, Busted. È un percorso che si estende praticamente. Ecco, questo percorso è uno di quei percorsi che mi fa dire che la telecamera di questo gioco è un po' pessima. Perché non capisco veramente niente. Devo guardare la mappa di sotto. La mappa di sotto mi dice che da una parte abbiamo una sorta di labirinto a destra e di sopra invece c'è l'obiettivo. Quindi, per forza di cose, io andrò verso il basso prima di andare all'obiettivo. Al colle della memoria riposano i nostri cari Pokémon. Tapulele, a cui è dedicato il tempio lì vicino. Triggered lì vicino. Però aspetta, avevo visto uno strumento. Quindi torno un attimo indietro. Ho visto un bello strumento qui nel colle scosceso. Sì. Abbiamo una rete ball. E a questo punto andrei anche a sfidare il nostro caro Giovanni qua vicino. Non prima di aver preso un precisione X nascosto in una pietra. Dicevo, andiamo a sfidare il nostro amico dei mari. Pokémon e allenatori lottano tutto il tempo e noi peschiamo anche, e mi fa molto piacere. Vediamo, parte la sfida di Macchio. Mo mi devi dire se pure Macchio è un nome vecchio con la K, oppure è semplicemente il nome del cacchio. Del Macchio. Del Macchio. Contro un Cinciao è un matchup un po' strano, perché in realtà l'acqua non è, diciamo, ovviamente resiste all'acqua. A questo punto io voglio mettere alla prova l'attacco speciale assurdamente alto di Wishiwashi facendo una mossa Z, acqua, su Cinciao. Se tanto mi dà tanto, lo shottiamo. Godiamoci l'animazione. Ragazzi, Wishiwashi che fa una mossa Z è sempre bello. Arriva la mossa Z, attenzione, l'idrovortice abissale. Arriva, grande inondazione, si va sott'acqua, badabum bam bam. E si finisce dentro un mulinello. Ragazzi, non solo l'ha shottato, cioè, ma avete visto la vita quanto è andata giù velocemente? Sembrava un attacco super efficace con un brutto colpo. Salandit intanto ha fatto il 27 e sono molto contento di questa cosa. La gioia di pescare è una buona occasione, la tristezza di lasciarsela sfuggire. Sidoni ha vinto 736 poche soldi. Ok ragazzi, a questo punto dicevo, di là penso si vada avanti, voglio giusto parlare con lei. Non puoi visitare con i coni senza fare un salto al negozio di Alizia, la cauna dell'isola. Vende pietre fantastiche per far evolvere i Pokémon. Ok, ce l'ho andato vicino. Forse non sono mega pietre, ma sono pietre evolutive. Intanto però, prima di andare con i coni, vi dicevo, andiamo di là, dall'altra parte, al colle della memoria, dove ci sono lapidi. Qui riposano i grandi personaggi di Alola. Spero che il nostro protettore vegli su di loro. Quando sarà il momento, voglio riposare accanto al mio Rockruff. Mamma mia, che tristezza. E intanto ho trovato della polvocura nascosta vicino alla lapide. Andiamo avanti. Un bel labirinto questo. Ci sono degli allenatori tipo lui, e andiamo subito a sfidarlo. A questo punto volevo visitare il tempio della vita, ma prima ho tempo per una lotta. Ok, attenzione, parte la sfida di Egisto, che manda in campo Umbreon, che ha una grande difesa speciale, quindi anche qui un'ottima prova per Wishiwashi, che vedremo con un'idrovampata che cosa gli fa Umbreon. Oddio, siamo comunque 8 livelli sopra questo Umbreon, quindi la sfida è un po' impari, però voglio comunque provarci. Idrovampata. Arriva prima lo storm di raggio. Ai ai ai, se ci hittiamo in faccia con l'attacco che ha Wishiwashi, ci facciamo male. Wishiwashi entra in confusione.
Wishiwashi è confuso, ma usa comunque idromampata. Badabum bam bam. Non riusciamo a shottarlo, come avete visto la difesa speciale di Umbreon è davvero molto alta. Ne servono due di idromampate. Intanto arriva la finta, che fa comunque il suo dovere. Lo stordiraggio ci confonde, ma Wishiwashi non si fa fregare due volte in fila e va a terminare il lavoro su Umbreon. Perfetto. Facciamo un giro per le lapidi. Sembra brutto dirlo, ma è così. Prendiamo lo strumento, un velo puro. Andiamo a battere questo allenatore. I Pokémon che si trovano qui stanno dormendo. Lottiamo in silenzio. Vero. Vediamo un po'. Parte la sfida di Tullio. Ciao Tullio. Comanda in campo Jigglypuff. Molto bene. E mandiamo in campo Wishiwashi ovviamente. Tra pochino switcherò per la prossima lotta, switcherò Wishiwashi con Salandit. Sperando insomma che presto si evolva, perché sta andando veramente in là con i livelli e non so a questo punto in che modo si evolva o se sto sbagliando qualcosa. Jigglypuff intanto decede. Il condivide esperienza condivide i punti con gli altri. Arriva Ledian, una vecchia nostra fiamma dell'inizio di questo gameplay. Andiamo, oh, la salvaguardia arriva, si protegge dall'eventuale bruciatura di idrovampata, ma il problema non è la bruciatura di idrovampata, ma tutto il resto. Ciao Ledian, è stato bello. Abbiamo shottato entrambi i Pokémon di questo allenatore, abbiamo pescato anche il livello 32 con Wishiwashi, tanta roba, il nostro attacco speciale è a 114. Non male. Wow, che sonno, piccolino. C'è un'altra lapide con una FIFA sfera. Di qua abbiamo un'altra tipa da sfidare. Però prima vorrei fare un giro nell'erba alta. Andiamo avanti, raga. Intanto ti devo chiedere la linea. Ah, ok, ok. Ti passo subito, dimmi tutto. Si oh! Sta evolvendo. Andiamo. Come si è evoluto? A che livello? Non l'ho visto. Non ci ho minimamente fatto caso. Ragazzi, si evolve a un certo punto Stini in Sarina. Ma perché non ce l'avevo più in squadra, l'avevo sostituito, l'avevo lasciato semplicemente... Boh, guarda che carina. Attenzione, attenzione. Avevo di nuovo messo Sigma davanti e non ci ho proprio fatto caso, ho masciato. Vabbè, vabbè, non ti preoccupare. Si è evoluta per il condividi... cioè quando ha livellato per il condividi sì. Esperienza. Allora, intanto completiamo la linea evolutiva nel Pokédex. Sì. Sembra tipo una supereroina, guarda. Molto, molto bella. Andiamo a vedere che cosa ci dice Rotom. Sentiamolo. È talmente noto. Noto. Però è solo femmina. Ok. Cioè è anche segnato che è solo femmina. Però è talmente noto. Vabbè, come per Pokémon. La perfezione delle sue gambe. Ok. Che spesso viene ritratto nei manifesti pubblicitari dei saloni di bellezza. Wow. Che cosa sessista. Intanto troviamo un'altra Scuroball noi e torniamo alla visuale individuale. Stiamo arrivando lentamente dalla vecchietta. E mi sono scordato di cambiare Wishiwashi come primo, vabbè, lo faccio dopo. Andiamo a vedere quali saranno i Pokémon di questa anziana signora. Annette, anzi Annette, che manda Confi. E noi rispondiamo di Wishiwashi. Che tra pochino tra l'altro perde il banco, ragazzi, eh. Banco piange, ahahahah, le risate. Ok, a questo punto andiamo a fare l'idrovampata perché non ho idea delle statistiche di Confi, quindi non so se devo andarci piano, cioè se posso andarci piano oppure no, nel dubbio io uso il massimo della potenza. Idrovampata, ok, la difesa speciale di Confi non credo che sia eccelsa, salvo prova contraria, perché insomma l'abbiamo shottata. Maccio sale anche a livello 30, Mudbray a livello 29. E Mudbray vorrebbe imparare Ferro Scudo, ma assolutamente no. C'è già l'abilità che ti busta la difesa, che ti serve Ferro Scudo. E vinciamo anche 4600 poche dollari, che non sono pochi. Andiamo oltre, c'è un po' di erba, c'è una tipa del Team Skull. Ah no, non è una tipa del Team Skull, è una ribelle. Essere una ribelle non è certo un buon biglietto da visita, è difficile farsi degli amici. Quindi, qui abbiamo un po' di lore. I ribelli sono poi quelli che diventano del Team Skull. Lei è palesemente una ragazza sulla cui base poi viene fatta la tipa del Team Skull. Quindi Piera Ribelle. Piera. E beh, ribelle per il nome, lo farei anch'io. Anche Ariados, ragazzi, che è un Pokémon che abbiamo già visto nei trailer essere posseduto da Guzman. Però questo povero Ariados ha la sfortuna di non aver trovato un padrone come Guzman, ma una ragazza ribelle che è così scellerata da mandarlo contro un Wishiwashi che con idrovampata va a decretare la fine dei suoi giorni. Goodbye.
Andiamo avanti, un po' di erba. Qui c'è un passaggino verso la destra con uno strumento, un'iperpozione, molto bene. E di sotto ci dovrebbe essere la strada teoricamente per il tempio. E infatti è così. C'è una cellula di Zygarde, questo posto si chiama Punta Akala. C'è una MT, ragazzi, prima ancora di filarci l'allenatore. La MT 28 Sanguisuga. Non abbiamo Pokémon Coleottero dietro. Sanguisuga che ha sostituito, vi ricordo, Fossa. Per questo motivo vorrei subito andare a vedere che cosa è cambiato in Sanguisuga. Ragazzi, Sanguisuga adesso ha potenza 80. Sanguisuga è una delle mosse più deboli del mondo Pokémon. Mamma mia. E la impara Salandit, ragazzi. Però è fisica, purtroppo, cacchio. Altrimenti gliel'avrei insegnata. Gliela insegno comunque giusto perché attualmente Salandit ha un move pool che dire terribile è poco. Gli tolgo doppia sberla, che comunque è un'altra mossa fisica. Però è incredibile, ragazzi. Sanguisuga adesso diventa praticamente una top attack, praticamente. Cioè, se la impara Scizor, tanto per farci un esempio, siamo a cavallo. Ragazzi, allora, lì c'è un allenatore. Qui ce ne sono altri, vedo. E andiamo a farli tutti quanti e vediamo un po' che cosa ci dicono. Guarda se nell'erba c'è qualcosa. Abbiamo Gelso, pescatore, che ci manda in campo Stadio. E intanto arriva Salandit. Mamma mia, Salandit, pessima scelta contro Stadio. E a questo punto, non posso usare le mie stab. Sì, posso usare la stab veleno. Spero che faccia abbastanza male. E spero che non mi punisca con un bollaraggio, che invece ha fatto. Non farti troppo male, Ciccio, non farti troppo male. Mamma mia, che male che mi ha fatto. Dovrò subito curarlo dopo. Questo è un affare, ragazzi miei, per il nostro amico arciere. Torna indietro Salandit. Mandiamo in campo il nostro Robin Root. Arrivano le comete che non hanno effetto sul nostro spettro. E ragazzi, arriva lo sparafrecce, la cucitura d'ombra. Si linka la freccia all'ombra. E ragazzi, questo Stadio rimarrà qui per il resto dei suoi giorni. Ciao bello. Attenzione, l'allenatore manda in campo un Gyarados, che con la sua prepotenza fa scendere l'attacco di Robin Root. Ma non ci interessa, perché anche per lui abbiamo una freccia dritta nel muso, ragazzi. Si mira alla testa, ragazzi, rimbalza dietro, attenzione, dritta sul collo. E anche il Gyarados. No! Il Gyarados riesce a resistere, ragazzi. Rimane a pochissima vita. Un Gyarados quindi dall'alta difesa. Controllo, ma cucitura d'ombra. Ah, cavolo, cucitura d'ombra è fisica. Molto bene, molto bene. Ho fatto bene allora a scegliere effettivamente il, diciamo, Robin Root fisico. La mia intuizione è stata corretta. Vi ricorderete che all'inizio ho parlato di uno starter che secondo me sarebbe stato, insomma, prevalentemente attaccante. E così è stato. Salandit è salito a livello 28. Non è che magari decidi di evolversi, non lo so. Evolviti? No, va bene. Passiamo a un passant, scusate il gioco di parole, da queste zolette d'erba. Giusto perché siamo comunque alla fine del video. Andiamo da questo allenatore e voglio vedere semplicemente che cosa c'è. Se il tempio è accessibile. Perché, oh, ragazzi, io una lotta con il Tapu me la farei volentieri. Però dubito che si possa fare. Per questo vorrei arrivare quanto più vicino possibile al tempio. È il Salandit, ragazzi, che entra in campo contro un Ariyama. In realtà è dalla nostra il typing, perché il tipo lotta è, diciamo, un poco efficace contro il tipo veleno. Però non si pone il problema perché Ariyama usa turbine e manda e trascina in campo il nostro Maccio. Non è un problema neanche questo, perché noi andremo di breccia a fargli davvero molto male. Ecco che il nostro Ariyama incassa la breccia, riesce però a incassarla correttamente. Il vital tiro di Ariyama fa molto male, ma Maccio risponde comunque correttamente con la breccia e lo manda a quel paese. 623 punti esperienza. Il condivide esperienza condivide anche con Rockruff. Ragazzi, Rockruff è al 30, quindi è palese che questo Pokémon si sarebbe già dovuto evolvere, secondo me. Oddio che anche Salandit sta al 28, però credo, vediamo. Intanto qui ho trovato un'altra cellula di Zygarde, quindi attendo Chiara. Eccoci qua. Direi che la zona è sempre la stessa. È la stessa, no? Quindi anche questa è in comune, ragazzi. E allora prendo questa intranquillità, questa cellula di Zygarde. Ragazzi, io sto entrando nel tempio. Io sono davanti al tempio di Tapu Lele. Io, allora, intanto salvo, perché ho paura. Come leggete sono 42 ore di gioco. In realtà ho lasciato spesso il 3DS acceso. Saranno almeno, credo, 25-26. Però
Io, ragazzi, nel tempio ci provo a entrare. Le Ultra Ball e le Scuro Ball ce le ho. Salandit sta carico, Wishiwashi un po' meno, ma non è che dobbiamo ucciderlo. Proviamo a varcare la soglia del tempio. Oh mio Dio, cos'è sta... cos'è questa inquadratura bellissima? Allora, da una parte sto godendo come un matto, perché vedo dei rompicapi davanti a un leggendario. Le mie preghiere sono state ascoltate. Abbiamo i cacchio di rompicapi tornati dopo generazioni di... Ecco il cacchio di leggendario, ce l'avete lì davanti, premi A e catturalo. Vaffanculo, ce l'abbiamo qua. Dei bei sassi da spostare e spero che il rompicapo sia anche piuttosto difficile. Io ho capito come si mettono questi quattro. Ecco, io no, non me lo dire. Quindi ragazzi, segniamoci, Tapulele, appena abbiamo forza, noi qua stiamo all'entrata di questo tempio. Ragazzuoli, è su questa immagine suggestiva che allora a questo punto voglio dirvi che abbiamo finito l'esplorazione di ciò che mancava, insomma, di questo percorso e con la prossima puntata andremo a esplorare Koniconi, la città nella quale si trova Alixia. Io vi ricordo di lasciare un mi piace a forma di Tapulele, che ancora non sappiamo bene come è fatto, meglio l'abbiamo visto nei trailer ma non l'abbiamo ancora visto dov'è che si trova. Lasciate un commentino qui sotto anche voi se siete dei nostalgici, dei leggendari che si trovano attraverso rompicapi e se anche voi siete contenti di aver visto una cosa del genere e ricordatevi di iscrivervi se volete ancora seguire i nostri video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!